Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo, umiliato fino alla morte di croce, a che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: come se fosse un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui», ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano. Gli bendavano gli occhi, gli dicevano: «Fal profeta, chi è che ti ha colpito?» E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedio e gli dissero: «Se tu sei Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite che io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». Tutta l'assemblea si alzò. Lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re». Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: «Mi avete portato questo uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà». Ma essi si misero a gridare tutti insieme: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba». Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Ed egli per la terza volta disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamento su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Poiché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra, l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, poiché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano, dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso,
se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timor di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quel che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli, invece, non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, poiché il sole s'era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo, lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come prescritto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola della croce cancelli tutti i nostri peccati.
Prendiamoci, carissimi, le tre parole che Luca mette sulla bocca di Gesù crocifisso. L'ultima: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Prendiamola davvero come un viatico certamente quotidiano, ma anche da tenere in custodia per il momento più decisivo della nostra vita, perché con queste parole Gesù ci ricorda che la morte è un tuffo nel cuore del Padre e non è appunto semplicemente finire nella fossa oppure come un mucchietto di cenere. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La fiducia di Gesù sia la nostra tutti i giorni fino all'ultimo nostro respiro. E poi ancora, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Non ci fu letteralmente per alcuno nessun malato guarito, nessun indemoniato liberato, nessun peccatore perdonato si è mai sentito dire una cosa del genere da parte del Salvatore. L'ha riservata proprio per colui che poteva essere il più lontano da Dio e il più disprezzato degli uomini, uno crocifisso come lui. Oggi con me sarai nel paradiso. Straordinaria grazia che tuttavia possiamo pensare sia concessa a chiunque invochi il Signore Gesù, come ha fatto quello che chiamiamo il buon ladrone. Ricordati di me, Gesù, quando verrai nel tuo regno. Domandare al Signore che si ricordi di noi è il gesto, anche è la preghiera più umile che possiamo fare. E infine, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ho motivo buono per credere che si dovrebbe intendere: Padre, perdona loro perché non vogliono sapere quello che fanno. Tutti gli orrori che vediamo in questi giorni sono tutti, in larghissima parte, orrori perfettamente consapevoli, progettati, pianificati, organizzati, motivati e in certi casi evidentemente, anzi in tutti i casi, motivati da ampie menzogne e bugie. D'altra parte, ogni male che noi commettiamo comincia sempre da una bugia e si cerca di coprirlo con delle bugie. Non esiste male compiuto che non viva all'ombra di una bugia. Padre, perdona loro perché non vogliono sapere quello che fanno. Gesù perdona, anzi intercede perché il Padre perdoni. E allora anche noi, come del resto ci insegna a pregare il Signore, teniamo viva proprio questa leva potente nel nostro cuore, nel momento nel quale riceviamo il male, nel momento nel quale anche proprio cade su di noi la cattiveria di qualcuno. Invochiamo il perdono del Padre per costoro e troveremo anche per noi stessi autentica pace.